Cari giovani, vi saluto con affetto, lieto di incontrarvi, seppur virtualmente, in questo vostro secondo evento. In questi mesi mi sono arrivate molte notizie delle esperienze e delle iniziative che avete costruito insieme e vorrei ringraziarvi per l'entusiasmo con cui portate avanti questa missione di dare una nuova anima all'economia. La pandemia del Covid-19 non solamente ci ha rivelato le profonde disuguaglianze che infettano le nostre società, le ha anche amplificate. Dall'apparizione di un virus proveniente dal mondo animale, le nostre comunità hanno sofferto il grande aumento della disoccupazione, la povertà, le disuguaglianze, la fame e l'esclusione dall'assistenza sanitaria necessaria. Non ci dimentichiamo che alcuni pochi hanno approfittato della pandemia per arricchirsi e chiudersi nella propria realtà. Tutte queste sofferenze ricadono in maniera sproporzionata sui nostri fratelli e sorelle più poveri. In questi 2 anni ormai ci siamo confrontati con tutti i nostri fallimenti nella cura della casa e della famiglia comune. Spesso ci dimentichiamo dell'importanza della cooperazione umana e della solidarietà globale. Spesso ci dimentichiamo anche dell'esistenza di una relazione di reciprocità responsabile tra noi e la natura. La terra ci precede e ci è stata data. E questo è un elemento chiave nella nostra relazione con i beni della terra e quindi premessa fondamentale per i nostri sistemi economici. Noi siamo amministratori dei beni, non padroni. Nonostante questo, l'economia malata che uccide nasce dalla supposizione che siamo proprietari del creato, capaci di sfruttarla per i nostri interessi e la nostra crescita. La pandemia ci ha ricordato questo profondo legame di reciprocità. Ci ricorda che siamo stati chiamati a custodire i beni che il creato regala a tutti. Ci ricorda il nostro dovere di lavorare e distribuire questi beni in modo che nessuno venga escluso. Finalmente ci ricorda anche che, immersi in un male comune, dobbiamo accogliere l'esigenza di una nuova fraternità. Questo è un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo. La qualità dello sviluppo dei popoli e della terra dipende soprattutto dai beni comuni. Per questo dobbiamo cercare nuove vie per rigenerare l'economia nell'epoca post-Covid-19, in modo che questa sia più giusta, sostenibile e solidale, cioè più comune. Abbiamo bisogno di processi più circolari, di produrre e non sprecare le risorse della nostra terra, modi più equi per vendere e distribuire beni e comportamenti più responsabili quando consumiamo. C'è anche bisogno di un nuovo paradigma integrale, capace di formare le nuove generazioni di economisti e di intraprenditori nel rispetto della nostra interconnessione con la terra. Voi, nell'economia di Francesco, come tanti altri gruppi di giovani, stai lavorando con lo stesso proposito. Voi potete offrire questo nuovo sguardo a questo esempio di una nuova economia. Oggi la nostra madre terra geme e ci avverte che stiamo avvicinando a soglie pericolose. Voi siete forse l'ultima generazione che ci può salvare, non esagero. Alla luce di questa emergenza, la vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande responsabilità. Spero che possiate usare quei vostri doni per sistemare gli errori del passato e dirigerci verso una nuova economia più solidale, sostenibile ed inclusiva. Questa missione dall'economia però comprende la rigenerazione di tutti i nostri sistemi sociali.
instillando i valori della fraternità, la solidarietà, la cura della nostra terra ed il bene comune in tutte le nostre strutture, potremmo affrontare le sfide più grandi del nostro tempo, dalla fame e malnutrizione alla distribuzione equa dei vaccini anti-Covid-19. Dobbiamo lavorare insieme e sognare in grande. Con lo sguardo fisso su Gesù troveremo l'ispirazione per ideare un nuovo mondo e il coraggio di camminare insieme verso un futuro migliore. A voi giovani, rinnovo il compito di rimettere la fraternità al centro dell'economia. Mai come in questo tempo sentiamo la necessità di giovani che sappiano, con lo studio e con la pratica, dimostrare che una economia diversa esiste. Non scoraggiatevi, lasciatevi guidare dall'amore del Vangelo, che è la molla di ogni cambiamento e ci esorta a entrare dentro le ferite della storia e risorgerle. Lasciatevi con creatività, lasciatevi lanciare nella costruzione dei tempi nuovi, sensibili alla voce dei poveri e impegnate a includerli nella costruzione del nostro futuro comune. Il nostro tempo, per l'importanza e l'urgenza che ha l'economia, ha bisogno di una nuova generazione di economisti che vivano il Vangelo dentro le aziende, le scuole, le fabbriche, le banche, dentro i mercati. Seguite la testimonianza di quei nuovi mercanti che Gesù non scaccia dal Tempio, perché siete suoi amici e alleati del suo regno. Cari giovani, fate emergere le vostre idee, i vostri sogni, e attraverso di essi portate al mondo, alla Chiesa, ad altri giovani, la profezia e la bellezza di cui siete capaci. Voi non siete il futuro, voi siete il presente, un altro presente. Il mondo ha bisogno del vostro coraggio ora. Grazie.